È stata approvata in Consiglio Comunale a Nocera Inferiore la variante urbanistica per la costruzione di una palestra a servizio delle sedi succursali degli istituti di istruzione superiore Galizia, GB Vico e Marconi. Si tratta di un progetto finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinato alla provincia di Salerno, il cui costo complessivo ammonta a 2.299.000 euro. A seguire i lavori sarà l'assessore Anna Rita Ferrara. Inoltre è stata deliberata la variante urbanistica per la realizzazione di una casa di comunità in via Fiano, un'opera finanziata con il PNRR a favore dell'ASL Salerno. Questa struttura, grazie all'indirizzo della Regione Campania, consentirà alla città di avere un nuovo modello organizzativo per l'assistenza di prossimità, accessibile ai cittadini per bisogni di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale. Era quasi ora che a Nocera fossero istituite la famosa casa di comunità. Questa casa di comunità ha questo interesse di diminuire le liste di attesa, diminuire gli accessi impropri praticamente in ospedale, di fornire servizi che in epoca attuale hanno dei tempi molto lunghi per essere, diciamo, serviti. Veramente sdellirà il pronto soccorso di Nocera, ma diciamo che la casa di salute non servirà solo dal punto di vista medico, ma anche dal punto di vista sociale. Infatti daremo servizi anche agli anziani. A Milano in effetti si è ridotto anche l'affluenza degli anziani nelle case di riposo, perché saranno che noi cureremo la cronicità. La cronicità, che è una cosa fondamentale ed è quella che attualmente sta aumentando perché la popolazione sta invecchiando. La casa della, si è capito e come, la casa della salute sarà aperta 24 ore su 24, fornirà un servizio medico, pediatrico, servizio infermieristico, servizio di fisioterapia, servizi sociali, ci sarà anche uno psicologo, ci saranno anche delle attrezzature dal ecocardiografo alla cardioline, allo spirometro, al pulsometro, quindi sarà un'assistenza H24, andando a sostituire, quindi a supportare i codici bianchi che si affluiscono in ospedale a pronto soccorso. Adesso invece parliamo del